Il Tribunale di Teramo vive una situazione di estremo disagio e i numeri lo dimostrano. È proprio il Palazzo di Giustizia Teramano a dover registrare il record negativo in Abruzzo per il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, il maggior numero di procedimenti scritti da più di 10 anni, mentre i tempi per definire una causa civile superano i 1.000 giorni contro i 296 di Chieti, i 368 di Pescara e tra i 400 e 600 giorni di Sulmona, Vasto, Lanciano e L'Aquila. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo ha deliberato così lo stato di agitazione, non escludendo anche giornate di astensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Solo pochi mesi fa il Presidente dell'Ordine, Antonio Alessiani, aveva ottenuto un incontro con la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rappresentare la drammatica situazione del Tribunale di Teramo. Qualcosa si è ottenuto, ma molto lontano dall'essere sufficiente. Dopo quell'incontro qualche risultato l'abbiamo ottenuto, abbiamo avuto 9 cancellieri in più, un nuovo magistrato, ma dai dati che sono emersi dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario si confermano appunto gli indici allarmanti che noi già avevamo rilevato, cioè il Tribunale di Teramo è quello che ha il maggior numero di carico di cause ultratriennali, il cosiddetto arretrato. Il Tribunale di Teramo è l'unico dove ci sono procedimenti di durata ultradecennale. Il Tribunale di Teramo ha l'indice di turnover, cioè dei magistrati in uscita, maggiore di tutto l'Abruzzo. Questo è comprensibile date le difficoltà e il carico di lavoro che ciascun magistrato ha. Di cosa avreste bisogno? Avremo bisogno di un potenziamento dell'organico, dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati, di un aumento della pianta organica della dotazione del personale amministrativo per rendere il personale sia di magistrati sia di personale amministrativo compatibili con il carico di lavoro che il Tribunale ha. Per tutti questi motivi voi minacciate uno stato di agitazione? Lo stato di agitazione è già stato proclamato. Le concrete, diciamo, modalità di attuazione di questo stato di agitazione lo decideremo insieme a tutte le altre componenti dell'avvocatura. Quello che noi lanciamo è un allarme a futura memoria, perché fra qualche anno c'è il rischio, se non si risolve la situazione del Tribunale di Teramo, che è centrale, uno snodo centrale per quanto riguarda ad esempio i fondi per il PNRR, di qui a qualche anno probabilmente la situazione del Tribunale di Teramo potrà essere equiparata a quella delle realtà economiche più arretrate della nostra regione e della nostra nazione rispetto alle altre che invece si saranno avvantaggiate dei finanziamenti del PNRR e avranno potuto rispettare gli obiettivi fissati per quanto riguarda la giustizia.